Cittadini, secondo alcuni i problemi politici del nostro paese derivano dal fatto che in Italia non c'è stata una vera rivoluzione, perciò il popolo non ha acquisito una vera coscienza politica e sociale. Secondo altri invece il problema è più complesso, è sovranazionale, visto che il nostro è comunque un paese strategico, diciamo che pesano sulle nostre scelte democratiche, una democrazia quindi che viene limitata proprio dalle potenze sovranazionali. Ecco, secondo me invece, cari cittadini, la questione è un po' più complicata, più complessa, non sovranazionale, ma proprio sovraumana. Secondo me sull'Italia pesa proprio una cappa di sfiga, una specie di maledizione. Una macumba, che ne so, una fattura, il malocchio, una roba del genere. Infatti, cittadini, proviamo a rimescolare le carte e a giocare con i nostri destini passati e futuri. Vediamo un po', se per esempio in quel lontano giugno del 1946, quando si votò, no, per Repubblica o Monarchia, se per caso avesse vinto la Monarchia e non la Repubblica, che peraltro alcuni storici dicono che effettivamente è successo così, cioè nel senso alcuni democratici fecero degli imbrogli e fecero vincere la Repubblica a scapito della Monarchia, proprio per amore dei cittadini imbecilli che avevano votato invece per la Monarchia e si sarebbero ritrovati di nuovo in Savoia, no? Un po' come fanno mamma e papà, quando sei bambino, tu chiedi, che ne so, le porcherie, le zozzerie, le patatine fritte e ti dicono no, purtroppo le patate fritte sono finite, mangiati la carotina, no, perché c'è l'acetone e ti fa male alla pancia. Ecco, diciamo che questi democratici lo fecero per il nostro bene, ma se invece proprio per amore e rispetto totale della democrazia ci avessero detto no, ha vinto la Monarchia, che paese avremmo avuto da quel momento in poi e in quale paese vivremmo oggi? Beh, io penso che se i Savoia tornavano al potere dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè proprio i Savoia che non avevano esitato a sparare sul popolo che chiedeva il pane, sui meridionali chiamando i briganti, proprio i Savoia che avevano trascinato l'Italia in guerre coloniali, nella prima, nella Seconda Guerra Mondiale, che avevano regalato l'Italia al fascismo, ecco, e si erano persino macchiati, magari indirettamente, ma persino ad un genocidio. Ecco, se i Savoia tornavano di nuovo al potere, io sono sicuro che il Partito Comunista avrebbe fatto la rivoluzione e ci sarebbe riuscito il Partito Comunista. Beh, a quel punto mi direte voi, cari cittadini, vivremmo in un paese completamente diverso, ma andiamo per passi. Certo, l'Italia sarebbe diventata comunista, sarebbe entrata nel blocco sovietico, però essendo un paese cerniera, l'Italia tra l'Europa e l'Africa, tra l'est e l'ovest, la comunità internazionale avrebbe spinto, capito, affinché l'Italia entrasse tra i paesi non allineati, tipo Cuba, tipo la Jugoslavia, per esempio, no? Ecco, però è vero che almeno in quel periodo sarebbe stato un paese molto diverso. E avremmo avuto, diciamo, per un cinquantennio, forse un po' di più, forse un po' di meno, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla fine degli anni Ottanta almeno, avremmo avuto al governo sempre lo stesso partito, con un'opposizione forte magari, ma sempre e soltanto lo stesso partito al governo. Non so, cari cittadini e cari cittadine, se non vi sembra questo scenario che stiamo immaginando simile ad un altro che invece abbiamo già conosciuto, ma comunque andiamo avanti per tappe. Ovviamente nell'89, con la caduta dei regimi socialisti, con la caduta del muro, sarebbe crollato anche il comunismo in Italia. Ecco, si sarebbe andato verso una rivoluzione? Io non credo, perché la rivoluzione la sa fare il Partito Comunista, gli altri fanno casino. Avremmo avuto grandi manifestazioni di piazza, certo, inchieste giornalistiche, anche un po' giustizialiste, avremmo avuto inchieste giudiziarie, assolutamente, processi. Certo, qualche vecchio leader sarebbe stato trattato male, magari a colpi de monetine, che ne so, sarebbe addirittura andato in esilio per paura di finire in galera, e alcuni magari sarebbero anche finiti in galera, certo, perché nel 91, 92, 93, 94, in quegli anni avremmo visto tutta una serie di grandi processi contro la classe dirigente, certo, certo. No? Non so se questo è un paese immaginario che però ve ne ricorda un altro reale. Comunque andiamo avanti per tappe. Io sono sicuro, cari cittadini e cari cittadine, che il Papa in un paese socialista non ci sarebbe rimasto, no? Se ne sarebbe andato via dall'Italia, sarebbe andato in un paese più affine ideologicamente all'ideologia cattolica, tipo, che ne so, tipo in un paese fascista come il Portogallo di Salazar, come la Spagna di Francisco Franco o il Cile di Pinochet, per esempio. Ma oggettivamente negli anni 90 il Papa sarebbe tornato in Italia e sarebbe diventato uno dei cardini della nuova politica italiana, intervenendo anche, diciamo, in dibattiti che normalmente sono lontani da quelli della Chiesa, ma questo è un altro discorso. Diciamo che in quegli anni, però, secondo me, cari cittadini, sempre ipotizzando e giocando con la storia, col destino, ecco, nel 93, 94, 95, mettiamo, secondo me si sarebbe gettato nell'agone politico, sarebbe, diciamo, che ne so, sceso in campo, ecco, un personaggio magari strano, bizzarro, tipo un imprenditore, non so, magari un ricco palazzinaro, il gestore di grandi televisioni, giornali, un grande editore, piuttosto che, non so io, il presidente di una squadra di pallone, tiro a indovinare, insomma, ad inventare, forse tutte e tre le cose insieme. Ecco, un personaggio che avrebbe messo su un partito atipico, strano, nel quale avrebbe tirato dentro il peggio della politica anticomunista degli ultimi anni, cioè gli ex fascisti e magari i razzisti localisti. Cioè, un partito destinato a finire male, ovviamente, perché nel giro dei 10 anni
15 TM, ma non sarebbe arrivato a 20 anni, sarebbe crollato, imploso, un po' per gli scandali interni, esterni, piccoli o grandi che fossero, un po' per una totale mancanza di cultura politica e sociale, diciamolo, insomma, ma anche per il peso della comunità internazionale, che vedendo crollare l'Italia, la comunità internazionale avrebbe pensato, crolla l'Italia, poi crolla tutto il resto del castello delle carte europeo e internazionale. Quindi la comunità internazionale, io secondo me, ma è un'ipotesi, sarebbe subito intervenuta, avrebbe commissariato il nostro paese e avrebbe messo alla guida dell'Italia un gruppo, per esempio, di tecnocrati, ecco, diciamo così, che non soltanto non sarebbero mai stati votati dai cittadini del nostro paese, ma forse manco si sarebbero candidati loro, ecco. Tecnocrati che però avrebbero avuto mano libera per tagliare stipendi, per tagliare le pensioni, per tagliare i diritti e per aumentare le tasse. Ecco, voi che pensate, cittadini? In una situazione del genere il popolo sarebbe intervenuto? Avrebbe fatto la rivoluzione? Io dico di no, cittadini, ma... Ma l'Italia, che era nata sotto le grinfie della monarchia, che era stata l'Italia per oltre 20 anni una dittatura fascista e per oltre 50 era stata guidata, l'Italia, il nostro paese, da un unico partito, cioè un paese abituato al totalitarismo, beh, la rivoluzione non l'avrebbe fatta, anzi si sarebbe non solo accontentato questo paese, ma avrebbe pure ringraziato il cielo di avere dei nuovi dittatori un pochino più eleganti, diciamo, e seri dei loro predecessori. Cittadini, scusate, è vero, non si fa la storia con le ipotesi e con i segni, no, è vero, però vedete che anche giocando col destino pare che l'Italia, capito, rimanga sempre la stessa. Io non lo so, secondo me, mi dispiace per Einstein, ma Dio gioca a dadi, però i dadi sono truccati e sta barando contro il libero arbitrio, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo, anche rimescolando le carte, l'Italia resta comunque un paese sfigato.